Adobe Premiere Pro, eccolo il corso completo e totalmente gratuito ad uno dei più famosi programmi per fare il montaggio di video e filmati. E diciamoci la verità, non solo uno dei più famosi, ma anche uno dei migliori sulla piazza. Beh, ce lo insegna lo specialist di questo video, Matteo Piazzalunga, sceneggiatore, videomaker, docente, insegna proprio queste cose. Beh, trovate i suoi riferimenti nella descrizione di questo video se volete conoscerlo meglio, se volete guardare le cose che ha creato e quello che fa, insomma, nei suoi lavori. E oltretutto vi metto nella playlist correlata anche il video che abbiamo realizzato con Matteo su After Effects per gli effetti speciali, per le animazioni, sempre incluso nel pacchetto Adobe, ma vi metto anche il video che abbiamo fatto sulla color correction con DaVinci Resolve. E già che ci siamo, vi metto anche la mia altra guida ad Adobe Premiere Pro, così se volete anche un altro sguardo, se volete conoscere anche un altro punto di vista su questo programma, beh, c'è pure il mio. La verità è che io sto mobilitando mezzo mondo per portarvi questi contenuti e per portarveli gratis, perché credo che sia bello, che sia utile dare competenze professionali anche senza dover spendere denaro, perché non tutti hanno la possibilità di farlo. Allora io vorrei, nel mio piccolo naturalmente, elevare le competenze delle persone così che tutti possano in qualche modo, anche in questa maniera, condurre una vita migliore. Se volete contribuire a questo progetto, fatelo, mi raccomando, solo dopo che magari avete trovato lavoro, magari avete cambiato lavoro, magari la vostra vita è migliorata. Beh, in quel caso, se volete investire una parte dei vostri guadagni, una piccolissima parte, in un abbonamento a questo canale e quindi fare in modo che io possa creare ulteriori contenuti come questo, beh, io vi sarò assolutamente molto grato e mi farà piacere poter lavorare insieme a voi per lasciare il mondo un pochino più bello di come lo abbiamo trovato. Ma a questo punto ci dobbiamo buttare nel montaggio a capofitto, e lo facciamo da subito con Adobe Premiere Pro. Vi dico solo che ringrazio doppiamente Matteo perché ha realizzato questo tutorial mentre era raffreddato, era praticamente notte, avevo un raffreddore terribile, ma ci siamo detti: noi questo tutorial lo dobbiamo realizzare, cascasse il mondo. Abbiamo incastrato tutte le nostre possibilità pur di realizzare questo video per voi, quindi ringrazio doppiamente Matteo perché, nonostante le difficoltà fisiche, è riuscito a parlare per 2 ore per portarci questo bel video. Buttiamoci sul montaggio video con Adobe Premiere Pro. Ed eccoci qua. Ciao Matteo e grazie. Ciao. Allora, buttiamoci su questo Premiere. Che ci racconti? Allora, Premiere, come tutti sapranno, è un software della Adobe Creative Cloud ed è un software di editing non lineare, quindi EDL, montaggio non lineare, che significa appunto mettere insieme dei pezzi di video o delle scritte, eccetera, in modo tale che poi il risultato finale sia un video montato. Questo è quello di cui andremo a parlare, insomma. Ottimo. E allora come si usa? Allora, prima di aprire Premiere, una cosa molto importante, tassativa per qualsiasi montatore, che sia a un livello beginner, che sia a un livello esperto, eccetera, eccetera, è l'ordine. L'ordine è tassativo, come potete vedere. Questo è uno dei vari modi in cui si possono organizzare le cartelle sul proprio computer. In questo caso, come potete notare, ci stiamo muovendo in ambiente Mac. Stessa cosa dovete fare su ambiente Windows. Essere ordinati è una cosa, cioè, più fondamentale. Più siamo ordinati su dove sono i nostri file, meno faremo fatica a muoverci all'interno dell'ambiente Adobe. Questa può essere una dei modi in cui si dispongono le cartelle, ma potete fare anche qualcosa di più semplice come questo. Cioè, semplicemente ricordatevi che mettete i vostri progetti da qualche parte, la vostra musica, i loghi che dovete utilizzare, il footer, ovvero l'effettivo girato. E poi i vari export che andrete a fare se vi servono. Poi, se pian piano andate appunto a aumentare la professionalità del lavoro, esatto, che ne so, dovete gestire anche dei progetti After Effects assieme ai progetti Premiere, ci sono delle immagini, in questo caso ad esempio non ne abbiamo, modelli 3D non ne ho utilizzati, idem su Unreal Engine, in questo progetto siamo vuoti,
Ricordatevi i font tassativi, se cambiate computer, così portatevi dietro sempre tutti i font, vari eventuali link utili, le musiche, i video finali, ovvero i cosiddetti export, e i vari video per l'editing, anche questi possibilmente ordinati. Come vedete qua non c'è moltissimo ordine, ma lo stesso ordine si andrà poi a ricreare all'interno di Premiere, che appunto adesso andiamo ad aprire. Qui ho appunto aperto uno dei progetti su cui sto lavorando in questo periodo, nell'azienda di post-produzione per cui lavoro, che appunto si chiama Vismo. E andiamo a vedere un pochino che cosa tenere d'occhio quando utilizziamo un software di montaggio come Premiere, che poi in realtà si dovrebbe pronunciare Premiere, ma facciamo che va bene Ma noi la Premiere, pronunciamo all'italiana. esatto, ci siamo capiti uguale. Allora, quando ci si apre Premiere, abbiamo tendenzialmente 4-5 schermate che si aprono da andare poi a comprendere e capire. Come tutti i software Adobe, è completamente modificabile, quindi qualsiasi schermata può essere allargata, alzata, ridotta, aperta, chiusa, potete fare quello che volete, è una cosa che io ho sempre adorato di tutti dell'ideologia di Adobe, ovvero sei un professionista, la macchina che ti serve per lavorare la gestisci tu, come vuoi tu, non come ha voluto il programmatore di quel software. Tutti i pannelli, ad esempio, si possono disancorare, spostare e muovere dove vogliamo cliccando semplicemente su questo piccolo menu, e si può riancorare semplicemente in questo modo, prendendolo per il titolo e spostandolo dove si vuole, e Adobe sì, il software di Adobe ci darà l'anteprima di dove indicativamente verrà posizionato questo software, questo pannello. Tra i vari pannelli, appunto, in questo momento io ho aperto, diciamo, i quattro principali che servono per lavorare da, ripeto, livello. Non ho mai aperto un software di montaggio, fino anche appunto a un professionista che ci lavora da 10 anni come me. Questi sono i quattro pannelli che si usano costantemente, ovvero il Program, che è il pannello in cui vedrai il risultato finale del tuo montaggio. La sequenza, il pannello delle sequenze, che è dove c'è l'effettiva sequenza di montaggio con tutti i vari livelli video e audio su cui si sta lavorando. La timeline. Esatto. Poi abbiamo il pannello Effect Controls, che sono tutti gli effetti di posizione, scala, rotazione, eccetera, eccetera, di ogni singola clip, quindi andando a cliccare. Su questa prima clip, se noi andiamo a modificare ad esempio la scala, vedete che nel program, spero si veda abbastanza, Sì, nel si vede. program sta andando a variare la scala. In questo momento la scala è 142 su questa clip. Se andiamo alla clip successiva, volendo anche la possiamo vedere, la clicchiamo, vedete che la scala è comunque 100, quindi la modifica dell'effect controls è clip per clip. Quindi con questa torniamo al nostro 100. Poi appunto diciamo che alcune cose le do un pochino per scontate, però dimmi tu Andrea se è il caso di parlarne, ovvero i vari numerini blu di qualsiasi software di Adobe sono numeri modificabili, mentre le cose in grigio non sono modificabili, sono di solito il name labeling di quello che puoi andare a modificare. E poi, appunto, in ultimo abbiamo una delle cose più importanti, e in questo momento svelerò di non essere nemmeno io così tanto ordinato, ovvero il project, più che altro perché questo è un progetto che ho realizzato tipo in 3-2-1 perché serviva subito, quindi ho raffazzonato dentro le cose, però appunto nel project abbiamo tutto quello che andiamo a importare all'interno del software, ma in realtà è fatto apposta.
ho lasciato tutto disordinato perché adesso andremo a ordinarlo per capire come si ordina un progetto all'interno di Premiere, che ripeto, è una delle cose più importanti per non impazzire. Spero che si capisca questo Bello che hai fatto concetto. finta di farlo apposta per scopo didattico. Questa mossa mi è molto piaciuta. Adesso sceneggiatore apposta io, no? Certo. No, avevo una Comunque. domanda però, prima di andare a riordinare, le cartelle. Questi sono già i pannelli che noi ci troviamo aperti quando apriamo per la prima volta Premiere, oppure hai fatto delle modifiche che magari vale la pena di far vedere? Allora, è una bella domanda, nel senso che io attualmente ho aperto un cosiddetto workspace che è di base all'interno di Premiere. I workspace si trovano all'interno del pannello Window, sia che ci troviamo in ambiente Mac sia che siamo su Windows. All'interno di Workspaces, di base si dovrebbero trovare fino a Learning, sicuramente, che sono quelli appunto che hanno anche una La shortcut scorciatoia. esatto, disegnata vicino. E in questo momento appunto mi trovo sul pannello, sul Workspace Editing, che per l'appunto contiene i quattro pannelli base per fare il montaggio. Se volessimo passare a un pannello Color, potremmo semplicemente cliccare su Color e si riorganizza un pochino il nostro Quindi software, siamo che nello però stesso sa posto, che nello ho stesso software, però i pannelli sono stati spostati e ne sono stati aperti altri, chiusi degli altri. esatto. Purtroppo, ripeto, Adobe sa che sto utilizzando tre schermi, quindi ha detto: ah, questo te lo piazzo qui, questo te lo piazzo là, così sei più comodo. Certo. Però se avete uno schermo solo, per montare vi consiglio di averne almeno due. Però appunto, se avete uno schermo solo, insomma, vi fate un attimo di spazio e ripeto, come ho detto prima, Adobe vi dà la totale, completa libertà di spostare dove e come volete i vostri pannelli e quindi riorganizzate lo spazio. Però appunto, se avete bisogno di lavorare sulla color, ad esempio, avete sicuramente bisogno di aprire i cosiddetti scopes, che sono queste cose che vedete qui a sinistra, sono un vettorscopio e degli istogrammi che permettono appunto di capire com'è colorata la scena e tutto il resto. Se avete bisogno in particolare di qualcosa, ma se, che ne so, torniamo nel nostro editing, in cui ci sono i nostri quattro pannelli fondamentali, però volete dare un occhio al volo agli scopes, quindi vedere un attimo la color, potete andare in Window e decidere di aprire qualsiasi pannello voi vogliate, cliccandoci semplicemente sopra. Ad esempio, i Lumetri Scopes di cui ho parlato prima, ci clicchiamo sopra e lui li aprirà. Attualmente li ha aperti al posto, diciamo, nello stesso A spazio riquadro. fisico, esatto, che era l'Effect Controls. Quindi, andando su queste freccine, vediamo tutti i pannelli che si trovano in questa zona. Quindi, prima appunto avevamo gli Effect Controls. Volendo, possiamo scorrere tra i nostri vari pannelli e arrivare fino ai Lumetri Scopes che avevamo aperto appositamente. Attualmente li richiudiamo perché tanto non ci interessano, possiamo chiudere anche Metadata. Questo lo vediamo tra poco. Stessa cosa per gli effetti, lo vediamo dopo. E torniamo appunto a il nostro Effect Controls, insomma i nostri quattro pannelli di base, e torniamo a fare ordine. Per Scusami, fare un'ultima domanda. Tu ce l'hai in inglese perché non esiste in italiano o si può avere anche in italiano? no, esiste in più di credo 50 lingue, se non ricordo Ok. male. Io lo uso in inglese perché, come spesso dico, per qualsiasi software che voi utilizziate, di larga diffusione, quindi da Adobe a Unreal Engine a Xymetry, cose così. I tutorial tendenzialmente più facili da trovare sono in inglese, quindi tanto vale avere il software in inglese così vi raccapezzate su dove sta andando a cliccare qualcuno. Però se qualcuno lo desidera in italiano, tranquillamente dall'app di Creative Cloud installata sul computer c'è la possibilità di selezionare in quale lingua installare il software sul computer. Se l'avete installato in una determinata lingua e volete cambiare la lingua, dovete reinstallarlo da capo. Ah, Questa cosa ok. non
Non l'ho mai capita, ma È così. è così, esatto. Con After Effects c'è un altro modo, ma appunto qua stiamo parlando di Premiere, quindi rimaniamo su questo. Posso andare a ordinare le cartelle o hai altre domande? Procedi, ordina le cartelle. Come avrete Ok. capito, è anche un po' raffreddato il nostro Matteo, quindi gli siamo anche molto vicini per Leggermente. questo. Grazie. Allora, nel cartello, nel pannello Project, come già si può notare che io questo progetto l'ho chiamato Untitled e già di base questo non va bene. Però questo lo vedremo tra poco come risolvere questa cosa. All'interno di un pannello, del pannello progetto, noi possiamo trovare appunto questo tasto New Bin o Nuova Cartella in italiano o Nuovo Folder, boh, adesso non ricordo. E vi genera appunto una nuova cartella e noi andremo a chiamarla footage, che è una delle cose principali che serve, ovvero il girato all'interno di un software di montaggio, perché che cosa vuoi montare se non il girato di solito, no? Quindi andiamo a recuperare tutto quello che è del girato e lo andiamo a inserire all'interno della nostra cartella, che poi chiudiamo così da avere un pochino più di spazio. Poi cosa abbiamo? Ad esempio, abbiamo una cartella in cui mettere sicuramente i progetti di After Effects linkati o collegati o qualsiasi cosa voi abbiate fatto con After Effects. Questo è sicuramente altro footage. Poi abbiamo audio, in cui andiamo a inserire tutto quello che è audio. In questa maniera cambiano anche posizione nelle cartelle del computer o è solo una roba interna No, di After Effects? di Premiere, è solo una Di cosa Premiere, interna scusa. di Premiere. E il mio consiglio, appunto, è di cercare di far combaciare le cartelle all'interno del vostro progetto con le cartelle che abbiamo visto prima all'interno del computer o dell'hard disk o dell'SSD che state utilizzando, in modo tale da sapere sempre dove vi state trovando, dove dovete cercare qualcosa, anche perché. Se ad esempio dovete passare il progetto a qualcuno e il progetto è ordinato sia qui che Nella cartella. nell'hard disk, nella cartella sul computer, chi andrà a lavorare su quel progetto senza aver mai visto il progetto avrà idea di dove andare a trovare tutto quanto. In questo momento, appunto, abbiamo ordinato tutto quanto, quindi siamo molto più sereni e sappiamo che se ci serve un file audio lo andremo a trovare all'interno della cartella audio. Quindi questo, secondo me, è uno dei processi fondamentali da fare. Altra cosa, appunto, fondamentale è il salvataggio. Quindi file save as, ovvero salva come. Attualmente questo progetto, ripeto, era salvato come untitled, ovvero senza titolo. Ma adesso andiamo a dare il nome corretto che è Visma Virtual Studio. E con questo andiamo a salvare una copia rispetto al progetto su cui stavo lavorando prima, così che posso smanacciare quanto voglio su questo progetto senza andare a diciamo, rovinare il lavoro fatto in precedenza. In questo caso non abbiamo salvato il video, questo lo dico per chi ci sta ascoltando e guardando, ma abbiamo salvato il progetto di Premiere, vuol dire la timeline, la disposizione delle clip, gli effetti che abbiamo impostato, mentre poi salvare il video finale si chiama esportare ed è una cosa che vedremo dopo durante il corso. Precisamente, esatto, l'esportazione andiamo a vedere alla fine. Questo appunto si chiama salvare il progetto. Salvare il progetto è una delle cose più importanti da fare. Una cosa che io consiglio sempre è imparare a cliccare Command S o Control S tipo ogni 30 secondi, ogni modifica che fate, Command S, Control S, esatto, sempre, sempre, proprio come vizio, dovete avere questo movimento qua della mano sulla tastiera. In modo tale che siete sicuri che state salvando il lavoro fatto. Poi eventualmente si può andare sulle preferenze,
Dovrebbe esserci da qualche parte, esatto, autosave. Vi consiglio di mettere un autosave ogni, ad esempio, 5 minuti e tenervi, non so, una trentina di versioni di autosalvataggio prima che queste vengano eliminate. Questa cosa la trovate appunto nel menu Premiere Pro Preferences. Potete aprirne in realtà uno a caso, che so, aprite General, comunque a sinistra avrete lo stesso elenco di preferences che trovate cliccando da qua. Quindi andate su Autosave e cliccate ovviamente su Automatically Save Projects e da lì decidete ogni quanti minuti e quante versioni precedenti tenere. Detto questo, vediamo un po' i miei appunti. Allora, una cosa che non abbiamo effettivamente visto perché vi ho aperto Premiere un po' così, facendovelo esplodere in faccia, è come eventualmente creare un nuovo progetto. Semplicemente può essere File, New, Project, e in questo caso ci andrà a chiedere il nome del progetto. Quindi ad esempio un bel Untitled 01, che è sempre un bel titolo, dove andare a salvarlo, in questo caso lo terrò nella stessa cartella, poi eventualmente lo eliminerò, anzi facciamo che lo chiamo Delete Me, così so che deve essere cancellato. Poi in questa nuova versione di Premiere, mi pare dalla 2021 o 22, si apre questo pannello in cui Premiere ti chiede già, vuoi già importare del girato presente nella cartella in cui stai andando a salvare il tutto, eccetera, eccetera. Se volete, andate a cliccare il girato che vi interessa importare, se no, non importate nulla. Altra cosa molto interessante, vi chiede se volete già creare delle nuove cartelle, quindi ad esempio potete rifarvi l'albero delle cartelle come abbiamo visto prima, chiamarlo footage ad esempio, creare già una nuova sequenza e tra poco andremo a vedere che cos'è una sequenza, fare una copia del girato da dove si trova la destinazione finale che andrete a decidere voi, eccetera, eccetera. Io per ora lo faccio molto semplice, lo creo e lui attualmente sembra che non abbia fatto nulla, perché da 4-5 anni a questa parte, se non ricordo male, forse un po' di più, Premiere permette di tenere aperti più progetti contemporaneamente, che è una cosa secondo me molto utile se avete dei file che dovete passare da un progetto all'altro. Questa cosa è molto veloce perché potete andare nel progetto in cui eravamo prima, ad esempio, vi serve lo stesso footage. Semplicemente lo selezionate tutto. Questa cosa si fa con cliccando sul primo file, andando all'ultimo file, tenere premuto maiuscolo o shift, cliccando sull'ultimo file e in questo modo seleziona tutto. Command C o Control C per copiare, andate nel nuovo progetto, Command V e ottenete tutto il footage che c'è in un progetto all'interno del nuovo progetto che avete creato. Questa secondo me è una cosa estremamente comoda, non solo per il girato, ma un'altra cosa molto comoda è il fatto che potete copiare anche le sequenze, ovvero le timeline di lavoro, queste, ok? Ad esempio, io qui ho 7 versioni di questa timeline, mi serve solo l'ultima, anche questa, la seleziono, Command C o Control C e torniamo di qua, Command V, vabbè, mi ha tenuto salvare anche After Effects e audio, perché sono contenute all'interno di questa sequenza che io ho importato. Quindi, oltre a importare la sequenza stessa, importa anche tutto quello che è necessario, a quella sequenza per funzionare. Questo è chiaro, Andrea? Se non è chiaro, lo rispiego. Ok. Per l'appunto,
Possiamo poi salvare, chiudere il progetto, fare quello che ci pare. Io attualmente chiudo questo progetto, che è quello attualmente selezionato, quello sottolineato, File, Close Project, e in questo modo ho chiuso il progetto che avevamo creato prima, che si chiamava Delete Me, che andrò a eliminare poi. Un'altra cosa che si può fare all'interno del pannello di progetto è importare il materiale. Quindi doppio clic, ad esempio, nello spazio vuoto di questo pannello, e ci si apre tutto il nostro PC e ci dice cosa vuoi importare, da dove, eccetera. Mettiamo ad esempio che vogliamo importare tutto questo girato, ad esempio. Che, come vedete, è veramente tanto, quindi uno dice: beh, ci metterà chissà quanto tempo a importare. Cliccate su Import, fatto. Ok, questo è per carità un Mac M1, ma Adobe ha una velocità di importazione abbastanza interessante. Si possono importare appunto i classici MP4, VideoMov, dipende insomma da quello con cui state lavorando. Se invece volete importare, sempre a doppio clic ovviamente, se volete importare un'altra sequenza di montaggio già creata, senza fare apri progetto, insomma, senza fare come abbiamo fatto prima, potete semplicemente andare su un progetto Premiere che contenga delle sequenze e dirgli importa, e ci chiederà: vuoi importare l'intero progetto? Vuoi importare una sequenza o più sequenza selezionata? O vuoi importare diciamo un project shortcut, una versione breve del progetto? Noi andiamo a dire: importa sequenze selezionate, e crea una cartella per importare il materiale, volendo anche permetti di importare un media duplicato, ovvero anche se ci sono già all'interno del progetto, tu reimportali. Può essere una sicurezza in più, io tendenzialmente non lo utilizzo. Fate ok e vi dirà quale delle varie sequenze che ci sono. Qui invece appunto Adobe perde un po', perché è un pochino più lentuccia a fare questo processo, che si chiama Dynamic Link. Qui sta caricando le varie sequenze. Mi sembra strano che non me ne faccia vedere. Eccole. Ok. All'interno appunto di, anche qua l'ordine sempre, no? Cioè qua ci sta facendo vedere le varie cartelle che sono presenti nel progetto che le ho detto di aprire. Quindi, se c'è una cartella sequenze e mi serve una sequenza, so che la devo andare a prendere da qui. Ipotizziamo, bene, prendo uno corto, tipo 55 secondi gaming, faccio ok, e lui automaticamente mi ha creato una cartella in cui ha importato il footage che serve per questa sequenza. In questo caso c'erano anche dei template che ho realizzato in Motion Graphics. Se non sapete cos'è Motion Graphics, riandate a guardare la lezione che mi ha fatto su After Effects Buona con idea. Andrea, che lì lo spiego. E qua appunto c'è la nuova timeline in cui appunto abbiamo il nostro girato che è stato importato, eccetera, eccetera. Questi, ad esempio, appunto, sono sempre delle cose che realizziamo noi, videogiochi, animazioni 3D e cose così. Aspetta, stavo per dire una cosa, mi sono perso. Ecco, se a un certo punto il progetto sta diventando troppo grande, per quanto sia ordinato, ma ci sono troppe cartelle, troppe cose, queste cose ad esempio sono ancora in giro, non c'è stato il tempo magari di ordinare il tutto, dici: ma a me serve
non questa clip tagliata, mi serve tutta la clip intera. Dove la trovo? Tasto destro sulla clip e potete fare Reveal in Project se volete trovarla all'interno del progetto di Premiere, o Reveal in Finder o all'interno del computer se siete su Windows, per trovare il file originale del girato all'interno del vostro computer. Quindi se noi facciamo Reveal in Project, vedete che ci va ad aprire tutte le cartelle in cui è contenuto e ce lo evidenzia. E in questo modo sappiamo dov'è il nostro file. Poi, tornando appunto al pannello Project, ci sono varie cose da tenere presenti, ovvero le varie iconcine. In questo caso, come potete vedere, c'è un simbolo tipo della pellicola film con davanti un'onda sonora. Significa che questo è un file video con allegato dell'audio. Sotto, ad esempio, abbiamo questo file video che è solo video perché ha solo la forma della pellicola senza il simbolo dell'audio. Questa è il simbolo delle timeline, quindi sappiamo che questa è una sequenza. E via andare. Qui, ad esempio, questo è il simbolo che dice che abbiamo realizzato un link, quindi c'è quella catenella, con un progetto di After Effects. L'audio, appunto, essendo singolo audio, non ha l'immagine della pellicolina, ma l'immagine della forma onda audio. E così andare, no? In questo modo, anche visivamente, riuscite a capire che cosa vi trovate di fronte. Passiamo quindi finalmente, diciamo, al montaggio effettivo, che forse è anche ora. Per iniziare a montare, di base bisogna creare una nuova sequenza o timeline. Per farlo, creiamo un new item che si trova qua sotto e come new item selezioniamo una sequenza. E Premiere ci aprirà un nuovo bellissimo pannello chiedendoci migliaia di informazioni. Ne bastano in realtà pochissime. Primo, andare sui settings. Secondo, scegliere come editing mode custom e da lì decidere tutto quello che ci serve effettivamente per il montaggio. Primo fra tutti, il time base, ovvero a quanti frame al secondo dobbiamo montare. Tendenzialmente si monta attualmente al giorno d'oggi a 25 frame al secondo in Europa. In America tendenzialmente si sta sui 29, 97 o 30, in realtà è la stessa cosa. Per eventuali altre esigenze, tipo il cinema, si monta a 24. Tutti gli altri sono cose che raramente capitano. Quindi io vi consiglio 25 frame al secondo, decidere come frame size un classico 1920x1080, Quindi ovvero un la 16 ogni, risoluzione. esatto. E attenzione, mi raccomando sempre, comunque al pixel aspect ratio, perché deve essere 1, altrimenti state distorcendo l'immagine. Uno dice, ma perché esistono queste cose? Perché, ad esempio, se avessimo girato con una telecamera anamorfica, che ha un concetto molto diverso, di sensore, dovremmo quindi poi dire al software, guarda che abbiamo girato in anamorfico, quindi tieni presente che il pixel aspect ratio non è 1, ma è 2, e quindi andremo a selezionare anamorfic. Ma noi diciamo che stiamo lavorando ancora con i piedi per terra e non al cinema delle grandi serie TV, dei grandi film con le lenti anamorfiche, quindi rimaniamo sui 25. Tutto il resto non è da toccare. Tendenzialmente non è nulla di, di complicato. Al limite, forse sull'audio potreste scegliere di cambiare il sample rate per eventualmente avere una qualità audio più alta, ma nel video 48.000 è più che sufficiente come Hertz. Quindi a posto così, e in ultimo qua sotto si sceglie il nome della sequenza e noi la chiameremo Andrea Ciraulo.
Mi sembra un bel nome. Esatto. Ok, e quindi lui è andato a crearci, Premiere è andato a crearci questa sequenza che trovate appunto nel pannello Project. Per ora libera. Noi la andiamo a mettere invece nella cartella delle sequenze, così che siamo più ordinati. Con un doppio clic si apre la timeline, che attualmente, come vedete, è vuota. Chiudiamo le altre che attualmente non ci interessano e cominciamo a capire come si monta su Premiere. Ci sono due modi. Quello veloce e quello professionale. Quello veloce, che è quello che mi piace di più in assoluto, è prendere il girato, selezionare quello che ci serve, che non ci serve, quello, insomma, quello che dobbiamo montare, selezionarlo a sinistra, tenere premuto col click di sinistra, drag and drop, e hai importato nella timeline il tuo girato. Okay? Questo è il metodo veloce, dopodiché da qua si va a tagliare quello che ci serve, quello che non ci serve, e via andare. Il metodo professionale, ovvero chiamiamolo anche il metodo corretto, è doppio clic sulla clip che di cui ci interessa prendere la parte, ci apre il cosiddetto source, e all'interno di source noi abbiamo la clip, ok, con il suo inizio e la sua fine, ma soprattutto abbiamo questi nuovi comandi qua sotto. I più importanti sono semplicemente in, out, e inserisci in timeline e sovrascrivi in timeline. Adesso andiamo a spiegare. Mettiamo che di questa clip a noi interessi solo esclusivamente questa panoramica che va sul logo dell'azienda. Quindi il primo frame che ci interessa avere è quello che abbiamo attualmente selezionato con la nostra timeline. Possiamo premere I dalla tastiera oppure cliccare sul tasto Mark In, che è questa parentesi graffa. Un consiglio mio è, quando si monta, che sia Premiere, Final Cut, qualsiasi software, imparate a usare questa. Questa deve essere lo strumento principale. Questo no. Ok? Imparare a usare la tastiera e imparare a non usare il mouse. Poi ovviamente con Premiere il mouse comunque serve per varie cose, ma il montaggio di base è meglio imparare a farlo quasi tutta la tastiera, si è molto più veloci e più efficienti. E appunto, cliccando la I ci si apre vivamente questa zona grigia. E noi sappiamo che abbiamo bisogno fino a, di questa clip fino a che non si ferma il movimento. E quindi andiamo a cliccare O. In questo caso abbiamo creato input e output della parte di video che ci interessa. Dopodiché possiamo andare a inserirla tendenzialmente da tastiera e virgola. Lo potete vedere anche da Premiere, che se lasciate la freccina su un determinato comando, se c'è una shortcut ve la indica. Quindi premendo la virgola, cosa è successo? È successo che nel punto esatto in cui si trovava la nostra barra, si chiama playhead, all'interno della timeline, Premiere è andato a inserire questa parte di clip. Io ad esempio, come vedete, sto zoomando sulla timeline perché ho impostato il tasto più per allargare la timeline, e posso andare a vedere dove è stata piazzata all'interno della timeline questa parte di clip che a noi interessava. Se l'avessimo voluta all'inizio di tutta la timeline, semplicemente avremmo dovuto portare la nostra playhead all'inizio e... Mi raccomando, dovete avere selezionato il pannello source, il pannello selezionato è ovviamente quello con il riquadro blu attorno, e da lì premere appunto ancora la virgola. In questo modo vedete che è stato messo il pezzo di clip all'inizio della nostra timeline. È rimasto ovviamente anche l'altro, perché noi possiamo decidere di inserire all'interno del montaggio quante parti di clip identiche o diverse noi vogliamo.
eliminiamo momentaneamente quest'altra parte di clip e in questo momento noi appunto abbiamo preso questa parte, l'abbiamo inserita. Mettiamo che ne vogliamo inserire un'altra, che è ad esempio quando si accendono le luci in questa clip. Quindi andiamo a mettere la nostra I, e una volta accese le luci, la nostra O, e andiamo a premere la virgola. Come vedete, è stato inserito prima dell'altra clip che avevamo già. Se non era quello che volevamo, probabilmente volevamo fare overwrite, quindi il punto e non la virgola. Se noi premiamo punto, come vedete, c'è stato un overwrite, ovvero una sovrascrittura, cioè da dove ci trovavamo con la nostra playhead, abbiamo cliccato overwrite ed è stato sovrascritto tutto quello che era presente su quel livello di montaggio con la parte di clip che avevamo selezionato. Una cosa da notare, qua rifaccio reveal in project, ok, era questo qua. Se noi torniamo alla prima clip che avevamo selezionato, ci clicchiamo due volte, la riapriamo nel source, è rimasta l'informazione di quale parte di clip abbiamo usato. Per questo metodo è professionale, nel senso che ogni volta che andiamo a cliccare su una clip, noi sappiamo quale parte di quella clip è stata presa e inserita nel montaggio, che è ben diverso da ho buttato dentro nella mia timeline montaggio una parte cioè un video che può essere questo, e ho deciso che dovevo tenere questa parte qui. Dovevo arrivare fino a qui e questa parte l'ho eliminata. Io sì, qua ho fatto un montaggio, ma da nessuna parte è scritto, o si, comunque Premiere non si ricorda, diciamo così, da nessun'altra parte quale parte di clip tu hai selezionato. Che può sembrare inutile, ma quando si comincia a montare un, che ne so, un video, un film da mezz'ora, 40 minuti, un documentario, quello che è, comincia a essere molto molto utile. Poi, cos'altro possiamo vedere qui? Vediamo i miei appunti. Questa è una cosa secondo me molto importante. Esatto, qua avevo visto prima, vedete, abbiamo un video che è a 30 frame al secondo, è scritto qua, che differisce quindi dai frame al secondo della timeline che abbiamo realizzato. Cosa succede quindi se io provo a importare? Premiere mi dice: guarda che c'è una differenza tra il video che sta importando e la sequenza che hai creato. Cosa faccio? Ti cambio i settaggi della sequenza o li tengo così come sono? Keep existing settings. Non è esploso nessuno, perché Premiere è un software intelligente e rielabora il frame rate in modo tale che anche se è stato girato a 30 frame te lo mette in play a 25, quindi non succede chissà cosa. I veri problemi iniziano nel momento in cui si inizia a lavorare tra Premiere After Effects e il frame rate non frame rate, ma se si lavora Guarda che ti ho esclusivamente. perso per un attimo, se puoi ripetere quest'ultimo concetto, Matte. Stavo dicendo appunto che inserire due frame rate diversi in una sequenza di montaggio per Premiere non è un grosso problema, li gestisce molto tranquillamente. Comincia a diventare un problema nel momento in cui si passano le clip a frame rate differenti tra due software, sempre di Adobe, ma tipo tra Premiere e After Effects. Se da una parte stai lavorando a 25 e dall'altra a 30, importi cose a 30 realizzate in After che ti servirebbero a 25, lì cominciano, come ho detto prima quando mi hai perso, a passare i santi sulla scrivania, che li hai nominati tutti. Quindi occhio al frame rate ogni volta.
Cosa si può fare, ad esempio, per ovviare a questi problemi prima di importare in timeline? Si può, oddio, so che si può fare in After, non mi ricordo se si poteva fare qui in Premiere, ma in realtà sì. Ottimo. Allora, semplicemente si può cliccare col tasto destro sulla clip che ci interessa, andare in Modify o Modifica, ovviamente, e fare Interpret Footage, ovvero interpreta il metraggio in italiano, se non ricordo male, viene chiamato così. Clicchiamo e si apre un pop-up che mi si era aperto di là. Si apre questo Interpret Footage e dice Frame Rate, anziché Use Frame Rate from File, ovvero usa il frame rate del file originale, gli diciamo Assume this frame rate is, ovvero assumi che il frame rate di questo video sia in realtà 25, se stiamo lavorando a 25. E lui ci dirà quanto dura poi il video rispetto a prima. Ad esempio, prima a 30 frame durava 10 secondi, adesso a 25 frame ne dura 12, perché appunto ci sono 5 frame in meno ogni secondo. Quindi deve andare a recuperarle da qualche parte nel tempo. Noi gli diamo l'ok. E questo video è stato riconvertito da 30 a 25 frame. Così siamo più tranquilli a fare questa operazione. Inserito, e Premiere non ci dice nulla dal punto di vista di problemi, eccetera, eccetera. Attenzione, quando lavorate video e audio, il frame rate potrebbe essere un po' più una rottura di scatole, ma tendenzialmente Adobe riesce a gestire tranquillamente anche i cambi di frame rate sull'audio senza particolari problemi. Un'altra cosa che appunto mi era venuta in mente poco fa, che adesso non vorrei sbagliarmi, ma secondo me la fa solo Premiere, è che voi potete, che ne so, inserire qualsiasi cosa all'interno del montaggio, creare un piccolo montaggino, eccetera, e poi dire, ah, però in realtà non mi serviva una timeline in 16 noni, 1920, 1080, 25 frame. In realtà dovevo montare un video verticale a 30 frame. Che problema c'è? Primo, vi consiglio la sequenza, ne fate una copia. Duplicate. Tasto destro sulla sequenza che vi interessa, duplicate, e la chiamate ad esempio 02. La 1 la andate a chiamare 01. Poi, doppio clic sulla sequenza che vi di cui vi interessa modificare qualcosa, vedete che si è aperta qui, chiudete la prima per sicurezza. Dopodiché, Sequence dal menu in alto e aprite Sequence Settings. E da qui, molto tranquillamente, andate a cambiare tutto quello che volete, compreso i frame al secondo, che tanti altri software di montaggio non permettono di Eh sostituire, sì, di modificare una DaVinci, se volta. non sbaglio, non te li fa modificare, per esempio. DaVinci, Final Cut ti impediscono di modificare. Puoi modificare forse la risoluzione, Sì. puoi passare da 6 cinoni a 9 sedicesimi, per esempio, ma non puoi in nessun modo cambiare i frame al secondo. Mentre Premiere, molto simpaticamente, te lo lascia fare. Non che sia una cosa essenziale, ma almeno i programmatori hanno pensato di lasciare questa funzione, che non è male. Vediamo un po'. A questo punto andiamo a parlare, visto che ne ho parlato a sufficienza, o meglio, ho citato molte volte questa cosa, di come customizzare gli shortcut, o comunque la tastiera, perché Premiere ha di base dei comandi che sono universali, da David fino a... Aspetta, scusami, metto questo video che non ha dell'audio così non mi distraggo. E mi sono distratto. Ah, ecco, Scorciatoio da tastiera. esatto, da David fino a qualsiasi altro software, a Sony Vegas, eccetera, sono tre tasti fondamentali della tastiera che sono questi tre, J, K e L, ok? Questi tre sono fondamentali all'interno di qualsiasi software di montaggio. Perché? Perché con la J, se la premiamo, il video va in forward, giusto? Indietro. All'indietro. Con L il video va in avanti e
che è la stessa cosa in realtà che premere la barra spaziatrice, ma se noi premiamo la barra spaziatrice e siamo in pausa, va in play. Se premiamo la barra spaziatrice e siamo in play, va in pausa. Invece, se siamo in pausa e premiamo L, va in play. Ma se premiamo di nuovo L, va in play per 2. In 2 per. Se la premiamo di nuovo, va a per 3. Forse per E questo, 4 sbaglio, mi sembra che era doppio ogni sì, o forse volta. per 4. Però appunto questa è una cosa molto utile. Stessa cosa lo fa la J. Più volte premiamo J, più fa per 2 e per 4. Quindi in avanti e indietro. Un'altra cosa molto comoda sono le freccine, le quattro frecce dello su, giù, destra, sinistra, perché sinistra e destra ci si sposta di un frame alla volta. Se si vuole spostarsi di più di un frame, shift, freccina, e ci si sposta, allora nel mio caso mi pare di 5, credo che Premiere di base lo dia a 10. È una cosa che semplicemente si può andare nelle preferenze, adesso non ricordo bene dove sia, ma Sì, andando a sarà cercare qui facile da da qualche trovare. parte, esatto, lo cercate qui e andate a cambiare il numero di frame che volete saltare ogni volta che fate shift, freccina destra o freccina sinistra, se volete andare avanti e indietro. E quindi appunto la keyboard customization, che è molto importante. Ho dimenticato, scusate, ho parlato di J e L, ho dimenticato la K. La K in realtà io non ricordo più in tutti i software cosa sia normalmente, perché io ho deciso che la K di base, senza alterazioni da tastiera, quindi senza control, senza alt, senza shift, è taglia, punto. Ah, bello. Perché così tu vai indietro, ah ok, qui è giusto, K, tagliato. E hai Ok. creato un cosiddetto edit. In Premiere questo comando si chiama add edit, ovvero aggiungi taglio. In italiano non sono sicuro sia questo il comando. Però appunto, Ma quindi scusami, Premiere, ho questa sì. curiosità. Tu con la L vai avanti, però se ti vuoi fermare perché lì vuoi fare un taglio, cosa premi? Spazio quindi? Allora, siccome sono un malato mentale, io faccio L, nel momento in cui voglio un taglio, taglio, e intanto la playhead va avanti. Ah, senza fermarti. Ok. Esatto. Però se dovessi proprio fermarti, cosa fai? Spazio. Barra spaziatrice, sì. Ok. Che appunto, diciamo, dopo un po' che si acquisisce un po' di... e soprattutto bisogna essere veloci e efficienti, effettivamente questo metodo è utile, cioè... Vai avanti con la L o col play o quello che è, dove vedi che vorresti un taglio, butti un taglio, anche perché Anche se non sei preciso, lo rifinisci dopo. esatto, la questione è proprio quella. Se rivedi il montaggio, eccetera, dici ah, forse qua potevo andare un frame dopo, un frame prima. Poi appunto, come fare la customizzazione della tastiera in Premiere, aiuto perché ok. Sul Mac è all'interno del titolo Premiere Pro, lo trovate qua. Invece su Windows dovrebbe essere in Edit, qui in fondo dovrebbe esserci Keyboard Shortcuts. Invece su Mac lo trovate in Premiere Pro. Lo aprite e vi si apre questo bellissimo pannello che io amo alla follia perché l'hanno inserita questa cosa mi pare nel 2017. Lavoravo già da un annetto e quando ho visto questo pannello ho detto oh, era ora, finalmente, perché prima esisteva solo questa cosa qua sotto, poi l'hanno reso grafico qua sopra, è molto figo. E ad Ma esempio addirittura, appunto... scusa Matteo, non so se l'avresti detto, trovate su Amazon gli adesivi da mettere sulla tastiera se volete. Esatto, volendo sì, potete prendervi gli adesivini, io forse ho ancora... vabbè, niente... È dispersa sotto varie cose, però una vecchia tastiera che usavo, una Razer, su cui avevo tutti gli adesivini, eccetera. Questa invece è una semplice Logitech Bluetooth, perché lavoro spesso in giro, quindi me la porto dietro, è più comoda. Allora, se ad esempio volete andare a modificare il tasto per aggiungi taglio, aggiungi taglio, andate nel cerca e mettete add edit. Vi si apre qua sotto. Sequenza add edit, vedete che io ce l'ho segnato a K. Se volete cambiare tasto o quello che è, basta cliccare sulla lettera e decidere
di aggiungere un altro tasto. In questo caso, ad esempio, ho aggiunto delete, oppure non volete delete, non volete nemmeno K, ne volete un altro dalla zona vuota, che ne so, volete fare con la O. Ovviamente Premiere vi avviserà, guarda che O è già in In uso uso. per un'altra cosa, quindi stai attento, vedi tu se vuoi tenere che sia così o cambiare. E quindi appunto io mi tengo la mia K. Come vedete qua sotto c'è Edit, Add Edit to All Tracks. E adesso cominciamo a andare a divertirci in Premiere, perché Premiere, come tutti i software di Adobe, ragiona a livelli, così come After Effects, così come Photoshop. E i livelli sono video e audio. Quindi video sono V1, V2, V3, fino a un limite, sinceramente non ricordo quale sia, ma secondo me il centinaio lo raggiunge tranquillamente. E stessa cosa per l'audio qua sotto, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, eccetera. Più il mix, che è il master dell'audio, che è una cosa che vedremo forse dopo. Quindi appunto, noi possiamo spostare il nostro girato su più livelli e aggiungere tutti i livelli che vogliamo. In questo caso, ad esempio, vogliamo andare su un livello V4, non esiste, semplicemente prendiamo la nostra clip e la spostiamo in su. E si Fine. crea il livello. E si crea il livello. Un'altra cosa ovviamente è che qua da tastiera, ad esempio, con l'Alt, che è questo, e il su e giù, andate a scegliere dove in quale livello posizionare la vostra clip, che è molto utile. Diciamo che qua sotto tendenzialmente teniamo il livello di montaggio principale, ok? Quando si creano questi buchi, queste cose nere, no, che devono essere colmate, Gli eccetera, esatto, spazi. ci sono vari modi per eliminarli. Se sono tanti, c'è un workaround che non vi sto a spiegare, però se a noi interessa che il nostro montaggio arrivi a l'apparizione di questo 1 e poi vogliamo subito che ci si colleghi a questa clip, noi possiamo cliccare W da tastiera e Premiere contemporaneamente farà tre cose: creerà un taglio, eliminerà la parte di clip che si trova tra il taglio e la clip e il taglio successivo, e sposterà tutta la timeline dal taglio successivo in avanti e la incollerà a dove avete creato il taglio. È un po' incasinato, ma il processo è, guardate qui, questo. Hai spostato Ok? tutto. Da Esatto. notare che c'era un buco che è rimasto. Esatto, perché il taglio successivo per Premiere è il buco. Come eliminiamo il buco? Ancora con la W. Perché in questo caso lui prende il buco, lo considera una clip in cui c'è un taglio iniziale e un taglio finale. Noi lo premiamo e lui elimina la parte di clip che non ci interessa e ci collega tutto quanto. Stessa cosa possiamo fare ad esempio, cliccando su e giù con le frecce, noi ci spostiamo col giù verso destra su ogni taglio della clip, col su verso sinistra su ogni taglio della clip. Quindi andiamo al prossimo, W, al prossimo W. E abbiamo collegato tutta la nostra timeline. Questo processo è molto utile quando abbiamo, ad esempio, un dialogo, o un monologo in realtà, cioè una persona che parla, o anche due volendo, tipo, vabbè, la vado a importare, faccio prima, che so dov'è. Da qui prendiamo ad esempio questa. Ok, e abbiamo importato questa clip, che però è un po' più grande di quello che dovrebbe. Ah sì, perché è girata in 4K. Ad esempio, questo è il girato originale di quello che abbiamo visto prima, che era montato su uno spazio 3D virtuale.
lasciando perdere il fatto che in realtà non si interrompa molto la persona che sta parlando, noi mettiamo che siamo all'inizio, tutta questa parte prima del suo movimento e del suo high non ci interessa, giusto? Quindi a noi occorre creare un taglio qui, eliminare tutta la parte precedente e spostare l'inizio di questo video all'inizio della timeline. Tutto questo succede non più con la W, perché W è verso destra, succede con la Q. Con la Q lo fa a sinistra, quindi Q e abbiamo tagliato, eliminato e spostato tutto all'inizio della timeline. Questa cosa è molto comoda. Poi, appunto, se avete una persona che sta parlando e, tipo me, è conciata malissimo e non riesce a non tossire, c'ha il M, eccetera, eccetera, fate un taglio, ipotizziamo che Talia, che è la persona che sta parlando qui in questo caso, stia per dire un M e lo identifichiamo con questo pezzettino qui di forma d'onda. Creiamo il primo taglio con la K, perché non abbiamo bisogno di eliminare nulla né prima né dopo, e creiamo questo primo taglio. Andiamo avanti oltre alla parte di audio e di video che vogliamo eliminare. E premiamo Q, in questo modo ci ha eliminato quella parte che non ci interessava, che può essere l'em, può essere uno starnuto, può essere qualsiasi cosa che appunto non ci interessa. E andiamo avanti in questo modo, cioè, noi, cioè il mio metodo di montaggio è questo. Parla, 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 parla. Ah, qua si è sbagliata. Taglia, vai avanti, Q, eliminata la parte in cui non serve. LLL, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Ok, qui è arrivata la fine, questa parte in fondo non mi interessa. W eliminata. Fatto taglio e eliminato la clip. Questo è il Bello, modo più. questo velocizza di molto un flusso di lavoro. Esatto, questo è il modo più efficiente in assoluto in Premiere per poter montare. Non lo dico io, ma lo dice l'esperienza di Lo tutti i dice la montatori scienza. video. Esatto, la scienza e l'esperienza. E poi appunto. Andiamo, diciamo, No, soltanto una cosa, scusami, che se l'hai detta me la sono persa. A proposito di tagliare le clip, volevo ricordare che se dovete recuperare un pezzettino di clip, potete farlo allungando quella clip stessa. L'hai già detto? Esatto, no, questo non l'ho detto. Premiere è un software assolutamente non distruttivo, ovvero tutto quello che accade nella timeline rimane nella timeline, come Las Come il Vegas. Fight Club. Esatto. Perché semplicemente noi possiamo prendere la nostra clip e riallungarla a sinistra, riallungarla a destra e riotteniamo tutta la nostra clip completa, senza problemi. Poi, appunto, col classico command Z, torna indietro, eccetera, eccetera. Così come potete accorciare la clip nella maniera inversa, naturalmente. Esatto, sì, sempre da dove vi trovate potete ridurre la parte di clip, aumentarla, eccetera, eccetera. Qua, appunto, stavo per dire, andiamo nelle finezze dei tagli, che si chiamano, ci sono due finezze, tra virgolette, si chiamano J-cut e L-cut. Brevissimo accenno teorico, perché sennò Andrea mi uccide. Però immaginate di avere una persona che sta parlando, ipotizzate un film, ad esempio. C'è questa persona che sta parlando e dice: ah, ad esempio, domani andremo in montagna, ok? Mentre stai dicendo andremo in montagna, non la vedete più in faccia, non vedete più la persona che sta parlando, ma iniziate già a vedere la montagna su cui dovranno andare. Ok? Questo si chiama L-cut, ovvero avete la clip principale con il suo audio. L'audio si prolunga nella parte della L, appunto, della tastiera, perché è la parte di dove la sto indicando giusta, qua. L-cut perché L va verso destra, quindi il suo audio continua e interviene nella clip successiva che è già iniziata. Poi io potrei aver invertito in questo momento J-cut e L-cut, non lo so, però se Il qualcuno mi dice fai un concetto è quello. J-cut, esatto, un J-cut e L-cut, il concetto rimane lo stesso. E adesso andiamo a vedere velocemente come si realizza questa cosa. È molto semplice. Con l'Alt da tastiera andiamo a cliccare, ecco, io ho già sbagliato il tasto, andiamo a cliccare
su o il video o l'audio, dipende da quello che ci interessa, vedete che con l'alt è stato selezionato solo il video e non anche l'audio. Perché altrimenti, se non usassimo alt da tastiera, quando clicchiamo su una clip, se la clip è linkata a un audio, ci prende sia audio che video. Quindi per andare a realizzare un JCut o Hellcat, alt da tastiera, sia su, cioè, su Mac è option, alt option, quello che è, cliccate e andate ad esempio a tirare indietro la parte del video. Se vi interessa andare a prendere, fate la stessa cosa, no? Alt sulla parte video della clip successiva e tirate indietro quella, se vi interessa avere prima la parte video. Se invece viceversa quello che vi interessa è l'audio, andate a cliccare con l'alt sulla clip audio, tirate indietro, e alt sulla parte audio, tirate indietro, e avete fatto un JCut o un Hellcat, che dir si voglia, è indifferente. Il concetto è far finire l'audio dopo o prima rispetto all'inizio della clip effettiva. È più che abusata come tecnica ed è molto interessante, perché permette di tenere lo spettatore anche più interessato a quello che sta guardando, perché l'audio sta magari aiutando a intrattenere la scena che viene introdotta visiva. O magari una cosa che si fa spesso è un JCut sulla battuta. Ad esempio, in Shrek, se non ricordo male, c'è Shrek che dice no, io non partirò, punto, e nel momento in cui sta per dire punto si passa già alla scena successiva, in cui ha già tutti i bagagli pronti e sta per partire col carretto, che va in contrasto con l'aver detto io non parto, punto. Certo. Questo, esatto, questo è un modo di utilizzare i JCut e gli Hellcat. Vediamo, a questo punto quanto tempo è passato, Andrea? Quanto tempo ho ancora? È passata un'oretta. Ok, allora devo stringere un pochino. Ad esempio, prima avevamo parlato di vari numeretti su posizione, scala, rotazione, eccetera. Ad esempio, no? Spostando la posizione, vedete che cambiamo la posizione della nostra clip. Mettiamo che c'è una clip in cui questa cosa ci può essere utile, e lo facciamo, però ci serve da un certo punto in avanti, mentre prima la clip è meglio che rimanga dove sta. Quindi, primo, se avete fatto una modifica su una proprietà e non sapete più qual è il valore iniziale e volete ritornare al valore iniziale, c'è sempre questa bellissima freccina che è reset parameter, quindi ti fa tornare al base di quel parametro. Inoltre c'è per ogni singolo parametro, ma c'è anche per ogni, diciamo, macro categoria. Ad esempio, il motion, che comprende position, scale, rotation, anchor point e anti flicker, può essere resettato tutto. In questo caso, vedete, noi avevamo modificato la scala, cliccando su questo ha modificato la scala. Però se non avessimo modificato questo e anche, vabbè, la rotazione forse si capisce di più, e questa roba non ci funziona più, vogliamo tornare come era in origine, resettiamo qua e abbiamo resettato tutti i parametri. Invece, se vogliamo animare questi parametri, entrano in gioco i keyframe. Una spiegazione molto più approfondita dei keyframe la trovate sempre al video su After Effects che abbiamo fatto io e Andrea, perché il concetto rimane identico, soprattutto è sempre Adobe, quindi tante cose sono programmate nello stesso modo. Ovviamente Premiere non è un software di animazione, quindi i keyframe su Premiere fanno schifo, cioè, detto proprio sinceramente, fanno schifo. Okay. Però se serve per fare qualcosina al volo, eccetera, possono essere utili. Tipo ad esempio, visto che questa è stata girata in 4K e noi abbiamo una timeline invece di risoluzione inferiore, pari alla metà, noi possiamo giocare sulla scala della nostra clip, perché ha una risoluzione doppia
di quello che è consentito dalla clip. Quindi noi possiamo cliccare sull'orologino, sullo stopwatch, per attivare l'animazione di questo parametro. Quindi clicchiamo e come vedete si crea un primo keyframe nell'effect controls. Possiamo andare avanti e decidere che qui la scala diventa 80%. Vedete che qui è aumentato, qui si è generato un nuovo keyframe, e se noi andiamo indietro o in avanti, diamo un play. We are a collective of creative individuals expert in our field and out of the box thinkers. Vedete che si è generata questa animazione di scala che passa da 50 a 80% di scala. Questo lo si può fare su tutti i parametri che hanno un orologino davanti. In Premiere l'audio ha di base sempre gli stopwatch attivi. Sinceramente devo ammettere, non ho mai capito il motivo, ma perché io non sono molto amico dell'audio, quindi è una cosa che evito di chiedermi. Di solito, se voglio modificare i livelli audio, tolgo l'orologino, inizio a modificare i livelli audio e poi lo riattivo quando mi serve effettivamente creare un cambio di volumi. Ma tornando ad esempio alla nostra scala, noi possiamo cliccare su questa freccina e andare a migliorare, come si dice, raffinare un po' l'accelerazione o decelerazione dei nostri keyframe. Quindi ad esempio possiamo andare a cliccare e trascinare queste levette in modo tale che questo cambio sia più dolce. Quindi ad esempio da qua. We are a collective of creative individuals expert in our field and out of the box thing. Vedete che c'è stata un'accelerazione e una decelerazione che ha portato quindi a un'animazione un po' più soft, un po' più facile da digerire, diciamo, anche all'occhio umano, meno scattosa anche volendo. Ripeto, queste cose si gestiscono molto meglio in After Effects, ma se avete bisogno di fare qualcosina al volo su Premiere, c'è la possibilità di farlo. Ad esempio, per creare una buona... scusami, lo metto un attimo in muto, se no divento scemo. Una buona dissolvenza, fatta a mano, fatta bene, senza passare da dissolvenze già fatte da Premiere, possiamo andare a lavorare sull'opacità. Ad esempio, a noi interessa che sia visibile dopo un secondo. Andiamo con la timeline a un secondo e clicchiamo l'orologino dell'opacità. In questo modo abbiamo generato un keyframe su opacità al 100% a un secondo. Poi torniamo all'inizio della nostra clip e mettiamo 0, vedete che è sparita la nostra immagine. Gli diamo un play e vedete che si è creata questa dissolvenza qui, okay? Che è abbastanza dolce e tutto il resto. Qui, diversamente, cioè nell'opacità, diversamente da tutti gli altri parametri, non si può andare a sistemare un pochino, a raffinare un po' meglio, si può forse solo cambiare l'ease in e l'ease out per rendere un po' più dolce, ma non si può fare tantissimo, insomma è un po' rigido Premiere su questo, non si può essere raffinati tanto qua sopra, ma ripeto, neanche tanto quanto in Premiere. Quindi secondo me queste cose tanto vale farle spesso in After Effects. In Premiere, ripeto, qualcosina potete farle, eccetera. Poi ovviamente l'opacità ha i classici tre comandi delle liste del rettangolo e della penna, ovvero potete creare delle maschere che vanno a coprire, nascondere, far vedere solo alcune cose, ad esempio in questo caso, no? Creiamo una maschera che di base è rettangolare, poi ce la andiamo a modificare come vogliamo, perché ad esempio non ci interessa che si vedano queste luci, giusto? Mm-hmm. Le andiamo a escludere e andiamo a realizzare una sorta di crop, come si dice in gergo, e andiamo a posizionare la maschera dove e come ci interessa. Poi, come vedete, c'è... Mannaggia a Premiere,
Perché ad esempio con la rotellina del mouse in After Effects, se ruotate il mouse quando siete in questa visualizzazione, vi aumenta e diminuisce la scala della. Invece con il mouse, la rotellina del mouse, vedete che si va in avanti e indietro nel play. Quindi non è molto comodo, però vabbè. A parte questo, dicevo, c'è questo comando, volendo, che è abbastanza utile, che è il feather, ovvero la dissolvenza del confine della maschera, che ci La sfumatura. aiuta, esatto, con questa sfumatura riusciamo a nascondere un po' meglio l'aver fatto una maschera. Però appunto possiamo realizzare una maschera, decidere di tenerla su tutta la clip, decidere di animarla, di farla spostare, insomma, sempre come abbiamo visto qui sopra, nello stesso modo. Perché vedete qua ci sono tutti gli orologini della maschera che abbiamo creato e potete andare ad animare con i classici keyframe che abbiamo detto prima. Andiamo a vedere adesso invece un po' di effetti, in realtà uno solo, ovvero come bucare il green, che è sicuramente un evergreen dei tutorial di Battutone. montaggio. Lo so, Apprezziamo evidente. molto questa ironia Beh, British. quando ho raffreddore e mal di testa, questo è il risultato. E andiamo ad esempio appunto a digitare all'interno degli effects. Se non trovate il pannello, come sempre, aprite Window, Effects, e vi si aprirà il pannello degli effetti. E andiamo a cercare key qualcosa, che può essere un Luma Key, un Color Key, eccetera, eccetera. A noi in questo caso serve un Color Key. Quindi prendiamo questo effetto e semplicemente facendo drag and drop lo portiamo sulla nostra clip. Ricordatevi che Poi. non troverete l'effetto green screen, come molti lo chiamano, ma si chiama color key. Avrei detto chroma key. Sì, boh, ce ne sono. Vari all'interno di dei software di Adobe. Il Chroma è in After, Ok. mentre in Premiere abbiamo Color o Luma, non ce ne sono moltissimi altri, perché appunto il concetto di Adobe è: se devi fare post-produzione sul verde, la fai in After, che è molto meglio, dove c'è Keylight, che è un software interno che è stato assorbito anni fa e che quindi ha un'intelligenza artificiale più sviluppata rispetto al semplice color key di Premiere. Ma se uno deve fare una roba veloce, va benissimo anche il color key. Quindi, per l'appunto, drag and drop lo andiamo ad applicare, poi clicchiamo sulla nostra clip e andiamo nel Effect Controls di quella stessa clip. E vedete che ci si è aggiunto color key qua sotto. In questo momento sta cercando di bucare il blu, ma non è il colore che ci interessa, quindi andiamo con la goccina. Ce la possiamo fare, ok, a selezionare il colore, in questo caso verde. Clicchiamo sul verde, lui ci ha selezionato il verde, diamo l'ok. E perché non sta fa facendo nulla? Perché ancora non abbiamo modificato i parametri, quindi andiamo a modificare un po' la color tolerance e vedete che pian pianino va a sparire tutto il nostro verde. La Poi color sta sparendo un tolerance è po'. quanto colore bisogna togliere, cioè più aumentiamo quel valore, più verde togliamo, ma se aumentiamo troppo iniziamo a togliere anche gli altri colori. Sì, diciamo che vediamo se si vede più da vicino. Un po' di riflesso verde sul viso e sulle spalle, eccetera. Vedete già anche qua dove c'era sicuramente della luce verde riflessa, anche gli occhi sono spariti perché c'era del riflesso verde. Noi possiamo andare a diminuire la color tolerance per far riapparire questi pezzi, perché appunto la color tolerance è quanto colore devo tollerare e quanto no nell'eliminarlo. Poi c'è l'edge thin che va appunto a modificare l'edge, cioè il confine del nostro, in questo caso, della persona che è sul panno verde. E poi abbiamo l'edge feather, ovvero la sfumatura, che
del confine, che in questo momento non si vede benissimo, servirebbe mettere qualcosa sotto. Così. Dove eravamo? Questo qui, Feather. E vedete, che, vabbè, lo esagero, vedete che sta sfumando molto questa parte qua, Il ovvero contorno, Ledger. certo. Tendenzialmente 2 pixel al massimo sono più che sufficienti. E appunto in questo caso siamo andati a posizionare la nostra attrice su questo sfondo, che è sempre realizzato in 3D, e poi l'andiamo eventualmente ad aggiustare, per raffinare, vedete che qua c'è ancora un po' di verde qua sotto, eccetera, Certo. eccetera. Però appunto all'interno di Premiere esistono appunto un po' di effetti, sono suddivisi in varie classi, tra cui gli effetti audio, le transizioni audio, gli effetti video e le transizioni video. Questa cartellina, transizioni video, nel momento in cui trovate, che ne so, obsolete, ad esempio, Iris, ecco, Iris Box, vediamo un po'. No, qua non, mi sa che non si nota, la mettiamo qui in fondo. Vedete questo effetto, questo buco che si sta creando? Se qualcuno di voi che segue questo video oserà mettere qualsiasi tipo di transizione obsoleta di Premiere, lo vado a trovare a casa e lo uccido. Perché, Personalmente. esatto, non usate più queste transizioni, sono brutte. Dimenticatevi le stelline di me, a meno che non stiate facendo un omaggio a quella tipologia di transizione, perché, che ne so, Un ad omaggio a esempio. Windows Movie Maker. Esatto, o ad Beh, le esempio. stelline, tanta roba però. Transizione Esatto. stelline, tanta roba. Transizione stellina ha fatto tanti danni, però a parte questo, The Mandalorian ad esempio, o comunque tutti i film della saga Star Wars, citano anche con orgoglio la transizione a tendina che si utilizzava in Star Wars Episodio 4. Quella è una citazione, però oggi in qualsiasi film con una transizione a tendina sa di anni 80. Quindi non usatela, punto. A meno che non stiate citando il sapore degli anni 80 in quello che state facendo. Quindi, insomma, scordatevi le stelline brutte, Così. lasciate Una polemica gratuita contro perdere. le transizioni obsolete. No, non è polemica, è proprio tenersi al passo con il lavoro del montatore. Se volete apparire dei professionisti e mostrate a un vostro possibile cliente un video in cui ci sono transizioni a stellina e quello ne capisce appena appena qualcosa, non vi prenderà. Ve lo posso confermare. Comunque, passiamo invece adesso a un qualcosa di un po' più utile per quello che riguarda il montaggio, perché nonostante io odi l'audio, l'80% di Delle un buon persone montaggio, ascoltano no, l'audio. beh, primo, la qualità dell'audio determina tantissimo la qualità del prodotto finito. Un film, un cortometraggio, qualsiasi cosa può essere girato benissimo, ma se l'audio fa schifo, tutti si accorgeranno che è un prodotto amatoriale. Se l'audio invece, oltre a essere registrato bene, è editato molto bene e gestito a livello di livelli audio, di suoni, eccetera, bene, otterrete un montaggio molto interessante. Quindi la sezione audio nel montaggio è in realtà molto interessante e molto utile per il prodotto finito. Io ripeto, non sono un esperto di audio, quindi tante cose che dico sull'audio potrebbero essere castronerie, ma i concetti di base ve li vado a spiegare subito. Primo, negli audio potete vedere appunto che c'è questa M che avevo cliccato, che ad esempio era per mettere in muto questa linea di audio, perché non volevo più sentire il parlato mentre stavo scorrendo avanti e indietro per parlare con voi.
Altrimenti c'è la S, ovvero fammi ascoltare solo questa linea di audio. E poi vabbè, abbiamo l'eventuale registrazione e tante altre cose che... Registrare il voiceover. Esatto. Più che altro una traccia di guida. Cioè sai che ti dovrà arrivare registrato dal doppiatore o dallo speaker che ha girato la pubblicità, ma tu nel frattempo devi montare lo spot, sai che le frasi sono quelle, la velocità con cui viene detta quella frase è più o meno la stessa, ti fai tu una registrazione, ce l'hai sotto come guida per i tempi di montaggio e quando poi ti arriverà l'audio dello speaker per lo spot lo vai a sostituire e più o meno i tempi combaceranno. Però appunto, come fare a gestire i livelli audio in modo tale che magari la musica sia un po' più bassa quando la persona parla e un po' più alta quando non c'è nessun livello audio, ovvero il cosiddetto ducking. In Premiere ci sono vari modi. Uno, a manina, cioè andate a mettere keyframe uno per uno e fate i livelli uno a uno. Se no c'è un automatismo che non è malissimo, che si trova all'interno degli Essential Sound, che se non ricordo male sono stati introdotti dalla versione 2020 o 21, se non ricordo male. Aprendo Essential Sound, senza andare troppo nello specifico, vedete che ci dice la clip che hai selezionato. Che cos'è? È dialogo, è musica, è sound effects o è ambiente? Nel nostro caso è musica, ok? Io ho inserito questa clip che è una sua musica, la vado a chiamare, quindi a definire, scusami, musica. Quindi Premiere in questo momento sta vedendo questo livello, che diciamo così lo coloro di verde, la clip verde la vede come musica. Se andiamo invece su queste altre clip, che sono quelle in cui c'è la nostra attrice che sta parlando, le andiamo a definire dialogo. Una, due e tre. Le chiamiamo dialogo, ok? Poi per non fare confusione, facciamo così. Noi abbiamo definito appunto che questo è dialogo e questo sotto è musica. Qui, come potete vedere nella clip che noi abbiamo definito come musica, trovate l'effetto ducking. Lo attivate e lui, Premiere, se non ricordo male, si fa, esatto, si fa la domanda, devo fare il duck contro nei confronti contro di quali? Cosa? Esatto. Dialogo, musica, sound effects, ambiente o questo cosa sia? Nei confronti del dialogo, cioè noi vogliamo che la musica sia più bassa quando c'è il parlato e più alta quando non c'è. Quindi selezioniamo dialogo e facciamo generate keyframes. Cliccando su generate keyframes, credo lui li abbia già generati perché è abbastanza veloce nel farlo. Però lo scopriamo subito. A me pare che non li abbia generati, però anche ricliccandoci non li sta generando. Mi sa che non hai selezionato l'audio giusto, però dici no, è lui, ah, no, è lui. Con music generate keyframes nei confronti del dialogo e questo è selezionato come dialogo. Allora, in questo momento sinceramente non capisco perché non stia funzionando, però vi assicuro che normalmente funziona. Vediamo se mettiamo un attimo in pausa e proviamo a esplorarlo. No. Vediamo se dipende dal livello audio. No, questo è un po' strano. No, vedi che ci sono. Eccoli lì. Ok, e che non vedendoli qua, di solito li segna anche sulla timeline, dicevo, ma non li sta facendo, invece no, li ha creati. E appunto, ad esempio, vediamo che qui sono, oddio,
sono stati generati questi keyframe sulla musica. In questo momento credo, se faccio play, lo si sente. Hi, I'm Tani Eagleham. Si è sentito, no? Che si è abbassato il livello della musica ed ha iniziato a parlare. Sì, non l'abbiamo sentito benissimo, però ci fidiamo. Ah, ok. Non so se cambia qualcosa. Provo a aumentare il volume, vediamo. Hi, I'm Tani Eagleham, No, non la co-founder. sentiamo la musica, sai? No, vero? Va bene, però fidatevi che appunto se guardate i numerini che trovate qui, Certo. vedete che attualmente c'è un meno 18 dopo questo keyframe. Se andiamo a questi keyframe, vedete che i numerini cambiano e si torna a 0, ovvero nell'audio 0 è il livello più alto e poi si va a scendere in negativo. Quindi scendendo di dB, ovvero di decibel, andiamo a ottenere questo abbassamento della musica nei confronti dell'audio. Come dicevo prima, questa cosa si può fare anche a manina, semplicemente appunto si entra nel volume o nell'amplify, insomma dipende da quale effetto eventualmente avete inserito per andare a modificare il volume, e cliccate su aggiungi un keyframe, vi spostate leggermente, aggiungete un altro keyframe. E no, appunto, in questo momento, scusatemi, siccome è automatizzato, non lo possiamo fare da qua. Dobbiamo farlo dal nostro volume. Andiamo a inserire un keyframe a livello 0, andiamo un po' più in là e andiamo ad abbassare, che ne so, a 281, ovvero silenzio totale. E lui ci ha generato quest'altro keyframe e vedete che c'è il passaggio da 0 a meno 281. E in questo modo andiamo ad abbassare completamente la nostra musica. Quindi potete farlo a manina oppure utilizzare gli Essential Sound, che possono essere utili e velocizzare un pochino il tutto. Un'altra cosa che molto probabilmente tanti hanno bisogno di fare è la stabilizzazione. Perché magari hai fatto una ripresa che non è proprio molto stabile, quindi vuoi stabilizzare la ripresa per rendere tutto un pochino più fluido. Per farlo si torna appunto negli effects e si va su warp stabilizer, drag and drop appunto, e lo si trascina e lui appena applicato inizierà analyzing in background. Quindi se noi clicchiamo sugli Effect Controls, potete vedere che qui c'è in grigio Analyze perché qua sotto sta analizzando i frame e vi dà quanto rimane, eccetera, l'80%. Quando ha finito di analizzare tutti i frame, partirà la stabilizzazione. Ovviamente questa è una ripresa su cavalletto fisso, quindi non c'è niente in realtà da stabilizzare. Però quello di cui volevo parlare è che a volte capita che applicando determinati effetti il Premiere vi dica non puoi stabilizzare questa clip perché hai già applicato un altro effetto che può essere qualsiasi cosa. In questo momento non mi viene in mente in particolare quando vado in conflitto, ma se vi capita questo tipo di conflitto, una delle cose più semplici da fare è cliccare sulla clip che volete stabilizzare, tasto destro, e andare a cercare Nest o Annida. Cliccando Nest o Annida, vi chiederà che nome do a questa nuova sequenza che stai per andare a creare, e io vi consiglio di chiamarla, che ne so, col nome della clip name, Stabilize nesting, una roba così vi ricordate perché avete creato un nesting per la stabilizzazione. Fate ok, automaticamente vedrete che qui diventa verde intenso la vostra clip, vi si genera automaticamente una nuova sequenza che andrete prontamente a inserire, lo faremo dopo, nella giusta cartella, che adesso è troppo piccolo lo schermo con la risoluzione per riuscire a muovermi bene,
Che cosa è stato fatto da Premiere? Premiere semplicemente ha creato una sottosequenza all'interno di questo contenitore che si chiama Nest o Nido. Quindi se noi clicchiamo due volte su questa parte verde, entriamo in una sottosequenza che ha il nome che gli abbiamo dato prima, in cui si trova scusate, sì, in cui si trova la clip che ci interessa. A questa clip noi andremo a applicare la stabilizzazione, ad esempio, e Premiere andrà a stabilizzare questa clip. Tornando nel livello sovrastante, quindi nella timeline di lavoro precedente, avremo questo contenitore che contiene la clip stabilizzata, a cui potremo andare ad applicare tutti gli altri effetti che prima andavano in conflitto con la stabilizzazione. Questo è chiaro o devo spiegarlo meglio? No, no, è chiaro, è chiaro. Perfetto, non ti vedevo convinto. Sono assolutamente convinto. Perfetto. Poi vabbè, c'è la questione che creare un nesting è, diciamo, unidirezionale. Una volta creato non puoi scomporlo. Per scomporlo devi entrare, recuperare la clip che ti interessa, copiarla tipo Command C o Control C, quello che è, e Control V te la incolli e poi elimini il nesting e vai a riportarti la clip dove ti interessa. Ad esempio, è venuto in mente, facendo ora questa cosa, se noi appunto facciamo Control V, andiamo a incollare una clip o comunque andiamo a fare l'insert dal source, come abbiamo visto prima, dove ce la mette? Cioè, come facciamo a decidere a quale livello va messa quella clip? Perché attualmente magari ci importa metterla a livello 1, ma in realtà noi stiamo, come vedi, lavorando a livello 3. Come faccio a incollare a livello 3? Clicco su questa parte blu e tolgo ad esempio il V1. Adesso, sperando di non fare una figuraccia, quando faccio CTRL-C, vedete che è stato incollato a livello 3. CTRL-V. La mia clip. Sì, CTRL-V, grazie. Io ormai sto iniziando a svalvolare. Però appunto, incollando, vedete che va a incollare nel livello che ci serve. Stessa cosa con l'audio. Se non vado errato, esatto, noi otteniamo il video a livello 3 e l'audio a livello 3. Tutta questa cosa si gestisce tramite queste cose blu. Se sono tutte selezionate, cosa fa Premiere? Semplicemente lo mette a livello più basso. Non libero, al più basso. Quindi se è occupato o non occupato, a lui non gliene frega niente. Overwrite di base. Che altro dire su questa cosa? Ma secondo me ci siamo quasi. Cavoli, mi era venuto in mente un qualcosa che poteva essere utile che non mi ero segnato negli appunti. Ho detto, tanto adesso me lo ricordo. Tipico. Ti verrà in mente appena, esatto, premeremo stop, dirai, ecco cos'era. Esatto. Perché stavamo parlando del nesting. Boh, vabbè. Nel caso mi verrà in mente. Vediamo che cos'altro c'è ancora. Tu hai qualche domanda? Hai qualche dubbio? No, mi sembra tutto molto chiaro. Ok, tu usi DaVinci, vero? Io uso soprattutto DaVinci, sì. Hai trovato qualche cosa più interessante, qualche cosa meno? Cioè, giusto per fare un confronto, magari? Guarda, ti devo confessare di no, perché in realtà il mio utilizzo di DaVinci è davvero tanto basic, per cui nella vita di tutti i giorni, per il mio uso, sono molto, molto simili. Diciamo che forse la grossa differenza che ci vedo è che DaVinci ti dà più l'idea rispetto a Premiere di essere tanti software diversi, e quindi devi spostarti di pannello in pannello, magari andare in Fusion per fare tutta la parte più di animazioni, quindi, eccetera, eccetera. I testi e tutto il resto. Esatto. No, sì, appunto, però appunto lì sono tanti software che sono stati uniti in un software unico. Parlavo appunto solo da livello di montaggio, se ti sembra di vedere differenze, nel senso che io, usando Premiere, DaVinci, Final Cut, eccetera, il mio amore per Premiere è sempre più grande, perché trovo che gli altri software non siano a livello di questo qui. Comunque, mi è venuto in mente, ad esempio, volete inserire una scritta?
all'interno del vostro montaggio. C'è qua un bellissimo pannello Type Tool, cliccate con la T, andate sulla vostra clip e scrivete quello che volete. Ok? Questo è abbastanza semplice e intuitivo. Premiere vi genererà una clip sul livello testo, ok? E poi per le varie modifiche di questa clip potete andare sempre appunto nell'Effect Controls della clip e qui vedrete c'è text, potete cliccare e andare a decidere quale carattere utilizzare, regular, farlo centrato, farlo allineato a sinistra, a destra, su tutto quello che è il normale utilizzo di dal colore, le ombre, eccetera, il normale utilizzo di un editor di testo. Potete appunto creare l'animazione di entrata e di uscita, quindi andare ad animare la position. Ad esempio, questa è la posizione finale che vogliamo. Torniamo indietro di un pochino e la spostiamo in qua. Intanto rimetto su muto, se no impazzisco di nuovo. E al play vedete che c'è l'entrata della scritta. Poi ripeto come prima, potete andare a fare tutti gli accorgimenti sull'accelerazione di entrata, di uscita, uguale a come abbiamo visto per la clip. Un'altra cosa molto molto interessante invece che mi stavo per dimenticare di Premiere sono i cosiddetti adjustment layer o livelli, no, in italiano mi spiace, non mi viene in mente, però appunto creiamo un nuovo oggetto e trovate qui adjustment layer. Vi dirà, lo creiamo appunto alla stessa risoluzione, con gli stessi frame del progetto di base? Sì, appunto, così non vi create problemi. E vi genererà qui a sinistra del progetto un cosiddetto adjustment layer. Che cos'è? È una delle cose più comode al Livelli di mondo. regolazione, credo. Grazie. Lo prendete e lo portate nella timeline. E attualmente non sta succedendo nulla, non è cambiato niente. Potete allungarlo, potete tagliarlo, accorciarlo, potete fare quello che volete come se fosse una clip normale. Ma a che cosa serve veramente un adjustment layer? Serve a contenere, ad esempio, tutti gli effetti che vorreste applicare a tutto quello che è sotto l'adjustment layer. Quindi, se voi volete applicare, ad esempio, una color uguale a tutte le clip della vostra attrice, anziché stare a fare la color su ogni singola clip, copiarla e incollarla, fate una color su il singolo adjustment layer, ad esempio, effects. Lumetri color. Color. Questo forse l'abbiamo come effetto l'abbiamo già visto anche nel video di After Effects, perché After Effects e Premiere condividono lo stesso identico software interno per la gestione del colore che si chiama appunto Lumetri o Lumetri Color. Funziona nello stesso identico modo che in After Effects. Quindi con una basic correction, con la temperatura, tinta, saturazione, eccetera, eccetera. Possiamo ad esempio andare ad alterare, vedete, la temperatura di colore della nostra clip. Se noi andiamo a cambiare la clip, vedete qua sotto c'è un taglio, no? Facciamo così, rendiamolo più evidente. Vedete che c'è un taglio. Questa color è stata applicata a tutte e due le clip semplicemente perché c'è l'adjustment layer. Se noi ad esempio spostiamo questo adjustment layer, vedete che dove non c'è l'adjustment layer, la color non è applicata. Dove c'è l'adjustment layer, la color viene applicata. Questo è chiaro? Molto chiaro. Un'altra cosa molto interessante è che sempre tramite shortcut da tastiera. Adesso in questo momento non mi viene in mente come si chiami l'effetto, lo andiamo a cercare tra poco volendo. Io me lo sono salvato su E, che sarebbe enable, per attivare o disattivare una clip. Quindi se vogliamo vedere com'è questa clip con la color, l'adjustment layer è acceso.
La voglio vedere senza color? Ho la Adjustment Layer cliccato, premo la E e vedete che qua in Timeline si spegne. Tutto quello che è all'interno di quella Adjustment Layer viene spento e quindi non viene più visualizzato sulla clip. Quindi premendo E potete fare un confronto tra prima e dopo. Questa cosa è estremamente comoda ed efficiente. Anche perché, per esempio, in questo momento l'adjustment layer sta colorando anche il testo, ma noi non vogliamo che il testo venga colorato dal livello di color che serve al nostro soggetto, giusto? Quindi cosa facciamo? Semplicemente spostiamo il testo sopra l'adjustment layer e abbiamo eliminato dall'influenza dell'adjustment layer il nostro livello testo. Questa cosa, secondo me, è una delle cose più comode in assoluto all'interno del software Premiere. Vediamo. Ah, mi era venuto in mente appunto quest'altra cosa che è la gestione dell'audio di cui stavo parlando prima. Può diventare ancora più raffinata andando ad aprire il pannello Audio Track Mixer, da non confondere con Audio Clip Mixer, perché l'audio clip mixer ovviamente va a lavorare sulla clip, mentre l'audio track, che noi adesso andiamo ad aprire, ed è questo, va a lavorare sulle tracce. Quindi, se volete applicare degli effetti per pulire la voce a una timeline in cui l'audio è tutto tagliuzzato perché avete tolto tutti gli starnuti di Matteo Piazzalunga quando tossisce, quando si inceppa, eccetera, e avete e quindi avete tanti effetti da dover riportare su ogni singola clip, fai come incolla, scordatevi questa cosa. Mettete tutto l'audio di una persona che parla su, che ne so, la traccia 1 è Matteo che parla, la traccia 2 è Andrea Ciraulo, e poi qui andate a modificare i parametri di quella singola traccia. Ad esempio, questa è la traccia A1, potete modificarne il volume, la panoramica destra-sinistra e aggiungere soprattutto tutti gli effetti che volete, di amplitude compression, delay and echo, eccetera, eccetera. Mettere un equalizzatore per la mia voce diverso dall'equalizzazione che mettereste ad Andrea Ciraulo. Quindi, ad esempio, qui andate a chiamare Matteo Piazzalunga il livello A1 e questo lo andate a chiamare Andrea Ciraulo, e sapete che su MP dovete mettere un'equalizzazione di un determinato tipo, quindi prendete, che ne so, un equalizzatore grafico ad, che ne so, a 30 canali per esempio, gli applicate un gentle low cut, per dire, non a caso, e vi crea questo piccolo low cut. Questo low cut sarà applicato a ogni singola clip audio presente nella traccia audio 1. E secondo me questo è il più grande risparmio di tempo che si possa avere da un software, secondo me, molto potente che permette di fare questa cosa. E questo per ogni singola traccia. È o non è una figata? Chiaro. Bello, bello. Poi appunto qua si possono eliminare. Vediamo, vediamo. Sto pensando se c'è qualcos'altro di interesse, perché ce ne sarebbe da parlare. Sì, ci sono sicuramente tante cose. Io direi anche di andare verso l'esportazione, poi. Esatto. Allora, dalla versione 2022 è stato aggiunto il pannello export, che cliccando ci porta automaticamente a questa pagina. Se non state utilizzando una delle ultime versioni di Premiere, questa cosa non l'avrete, quindi anziché andare in questo pannello che non esiste, file, export, e in generale il 99% dei casi vi servirà export media. Non EDL, no OMF, no Final Cut Pro XML, eccetera, eccetera, eccetera. Vi serve media. Cliccate su media
E lui ovviamente attualmente Premiere vi riporta nel pannello che hanno predisposto appunto per l'export. Normalmente quando scaricate Premiere o After Effects, in automatico Adobe vi fa scaricare Media Encoder, che è un encoder a parte, ovvero si starnuto. Grazie, Salute. pardon. Si occupa dell'export effettivo di tutte le tracce video che gli mandate. Attualmente, nella versione attuale di Premiere, potete trovarlo qui, cioè Send to Media Encoder, e aprirà a parte Media Encoder. Oppure, cliccando su Export, partirà direttamente l'export con i settaggi che andiamo a vedere tra pochissimo. Qual è la vera e unica differenza? Che cliccando su Export, Premiere sarà impegnato a esportare e non potrà fare nient'altro. Cliccando su Send to Media Encoder si aprirà questo software a parte che leggerà tramite Dynamic Link la vostra timeline che gli avete mandato e genererà una coda di esportazione. Quindi se dovete esportare 10 video, avete finito il primo, lo mandate a Media Encoder, gli date il play di export, lui esporterà e nel frattempo continuate a lavorare a Premiere, finite la seconda timeline mentre Media Encoder sta ancora esportando la prima, finite la seconda, la inviate a Media Encoder, Media Encoder ce l'avrà in coda, voi intanto andate avanti a lavorare su Premiere alla terza e quando Encoder avrà finito di esportare la prima andrà a esportare la seconda e così via. Quindi dipende tutto da quanto tempo avete a disposizione. Se non dovete più lavorare al video, fate export da Premiere, fine. Se avete bisogno di continuare a lavorare con il software, aprite Media Encoder e inviate tutte le timeline che dovete lavorare e lanciate l'esportazione da lì. Poi andiamo a vedere appunto anche un attimino Media Encoder, che semplicemente è una ritrasposizione di quello che vedremo ora in un altro software, ma i concetti rimangono identici. Prima cosa, appunto, quando andiamo nell'export, ci chiederà che tipo di esportazione vogliamo fare, quindi se ci interessa fare un video per YouTube, eventualmente possiamo attivare YouTube e lui ci andrà a chiedere tutte le informazioni che servono su YouTube, ad esempio collegarci direttamente Quindi ce al lo nostro carica canale direttamente su YouTube. YouTube. Esatto, voi potete fare il sign in con i vostri credits per accedere a YouTube, vi chiederà in quale canale caricarlo, in quale playlist, se ce n'è, se non ce n'è, il titolo, la descrizione, se farlo privato, pubblico, eccetera, eccetera. Tutto quello che vi chiederebbe YouTube ve lo chiede già direttamente Premiere e potete andare a caricarlo. Anche questa trovo che sia una cosa molto comoda, soprattutto per i content creator che lavorano con YouTube e montano. Però io sono più appunto un montatore, diciamo vecchio stile, che lavora per delle aziende che montano dei video che servono non su YouTube, e quindi passo a un'esportazione, diciamo, più personalizzata, in cui vado a decidere io qual è il nome del file, dove deve essere salvato, che tipo di preset eventualmente utilizzare. E ovviamente si possono aggiungere dei preset, salvarli in modo tale da averli già qua. Se ad esempio voi sapete che prima di mandare il video finale in alta risoluzione al cliente avete la preview di accettazione che è in qualità più bassa con un watermark sopra, vi create il preset. Lo intitolate Preview for Client, gli mettete questo, sto morendo, gli mettete questo watermark sopra, fate una risoluzione più bassa, lo salvate come preset, così che non dovete andare a inserire ogni volta, parlo in 720, aggiungi il watermark, esporta. Ve lo troverete fra questi, cliccate e via. Una delle cose più facili da fare in Premiere è cliccare su Match Source. Adaptive Medium Bitrate, in modo tale che Premiere ti esporta
la timeline così come l'hai impostata all'interno del progetto. Quindi se l'hai impostata 1920x1080, 25 frame, pixel aspect ratio 1, l'esportazione sarà così. In più, cioè, si aggiunge il Adaptive Medium Bitrate, ovvero non so se la traduzione è corretta, fai un bitrate mediamente adattivo, ovvero adattati a quanto processo di calcolo devi effettivamente fare tra un frame e l'altro. È una cosa molto tecnica, però il concetto è: se ne abbiamo tanti frame neri, il calcolo che il computer deve fare è zero, perché la differenza tra frame 1 e frame 2 è zero. Nel momento in cui il primo frame è nero e il secondo frame è metà nero e metà bianco, la differenza di calcolo passa da 0 a 50%, perché è cambiato il 50% del frame rispetto a prima. Se invece passiamo da nero a bianco, il calcolo del computer è il 100%, quindi adattivo è adatta la quantità di calcolo alla differenza tra il frame precedente e il frame successivo. Pippone teorico di quelli che piacciono tantissimo a Andrea, ma che fa, insomma, capire che questo può aumentare la velocità di esportazione. Poi possiamo aprire il sottopannellino video, aprire soprattutto il More e andare a decidere una cosa essenziale. Tutto il resto potete lasciarlo uguale, ovvero il bitrate encoding. Abbiamo CBR, VBR 1 pass e VBR 2 pass. Che cosa significa tutto questo? CBR sta per Constant Bitrate, ovvero cliccate su CBR e impostate il target bitrate, che può essere, che ne so, 10. Considerate che è espresso in megabit al secondo. E quando date l'export, il video sarà esportato ogni singolo frame a 10 megabit al secondo. Quindi anche questo può essere, ad esempio, un po' pesante da calcolare. Però sapete che avete un video che ha una quantità di informazioni per ogni secondo identica. Se invece passate a una scelta VBR, aumentate la velocità di esportazione perché il bitrate diventa variabile, variable bitrate, quindi VBR. Impostate anche lì il target bitrate, e sarà il computer stesso a decidere se tenere 10 bitrate o diminuire ogni tanto o aumentare ogni tanto in base alla quantità di informazioni all'interno del frame, come dicevo prima, no? Tra tutto nero e tutto bianco, il computer dirà: vabbè, ma forse non mi serve davvero il 100% per capire che questo è completamente bianco. E quindi farà una variazione di bitrate. Uno pass significa che farà il processo di esportazione una volta. Se invece passiamo a VBR 2 pass, il processo di esportazione sarà fatto due volte, quindi il tempo di esportazione sarà il doppio rispetto a uno pass. Però il VBR vi permette, col 2 pass, di decidere due target bitrate, il target bitrate normale e il massimo target bitrate. Quindi potete, che ne so, mettere 10 per il target bitrate e 20 per il maximum target bitrate. Tutto questo pippone a che cosa serve? Serve a capire che la dimensione finale del file dipende tutto da questo. Infatti, se guardiamo qui, Estimated file size, in questo momento ci dà 593 megabyte, quindi mezzo giga di video. Se noi andiamo a fare un constant CBR, un constant bitrate, e lo mettiamo a 5, otterremo 300 mega di video, perché Circa metà. esatto, perché la quantità di informazioni che gli stiamo dicendo di raccogliere è la metà rispetto a prima.
prima era 10 megabit, adesso è 5 megabit, quindi il file peserà la metà, ma anche la qualità finale del file sarà la metà. Questa è, diciamo, l'unica cosa importante da tenere d'occhio quando si va in esportazione, oltre a ovviamente il formato di esportazione. Consiglio sempre un H264, eventualmente H265 se avete un buon computer che lo processa in maniera tranquilla, perché è un buon formato di compressione senza perdere troppo in qualità, leggibile da quasi tutti i sistemi di lettura di clip video, da VLC in avanti. Non eviterei QuickTime, che vi creano un MOV che lo legge solo Apple o chi ha QuickTime installato, eccetera, crea sempre casini a tutti. H264 è standard, lo vedono tutti, e siete a posto così. H265, come dicevo, è una compressione maggiore, ha un'ottima qualità, quindi se volete fare il file molto piccolo rispetto all'H264, l'H265 è un po' meglio, ma serve un computer che sappia calcolare in H265. Detto questo, tutte queste cose che ho appena detto le ritrovate paro paro in Media Encoder. Io adesso ho cliccato su Send to Media Encoder, mi sta aprendo Media Encoder in un altro schermo. Adesso ve lo porto qui. E appunto potete vedere che alla fine della fiera abbiamo la stessa cosa, nel senso che abbiamo il nostro file, la nostra timeline. Qui ci chiede quale tipo di formato di compressione, ripeto H264, che così andate sul sicuro. E qua c'è, come prima, Match Source Adaptive Medium Bitrate, ad esempio, o personale, nel senso che ve lo personalizzate. Ve lo personalizzate voi. Come fate a personalizzarlo all'interno di Media Encoder? Cliccate su personale e vi si apre quest'altro pannello, che altro non è che di nuovo la riproposizione di tutti quei parametri che abbiamo visto prima. Punto. Una volta decisi e settati questi parametri, date l'ok e cliccate sul play da Media Encoder per far partire l'export di Media Encoder, o cliccate su export per far partire l'export da Premiere, e vi ritroverete poi il file nella cartella che avete selezionato. Fine. Oh, Facile. cavoli! Fantastico, fantastico! Grazie mille Matteo per questa spiegazione. Grazie a Prego. voi per aver seguito questo video fino a qui. Ricordiamo che ci sono i contatti di Matteo nella descrizione, se volete conoscerlo, se volete vedere le cose che fa, se volete entrare in contatto con lui. Per quanto riguarda voi, se volete aggiungere qualcosa a questo video, fatelo nei commenti e vi ringraziamo. Ogni tanto Matteo verrà a dare una lettura ai commenti, anche io lo faccio, però aspetterò che sia Matteo a rispondere perché io non ne avrei assolutamente le competenze. Matteo, come abbiamo fatto tre, diciamo che dopo il tre c'è il 4, il 5, il 6, per cui io spero di vederti ancora tante volte su questo canale. Volentieri, volentieri, io ti butto lì, appunto, come ti avevo già detto, magari in futuro Unreal Engine 5, che vediamo. Addirittura, addirittura, molto bene, super. E basta, rimani un attimo lì mentre io faccio tutta la mia chiusura e poi ci salutiamo con te. Va bene. Grazie ancora a voi che avete seguito fino a qui, e un abbraccio e a presto.